siamo in piazza Pellicceria, a pochi passi da Strada Nuova e da via San Luca. Qui si trova Palazzo Spinola, museo nazionale dal 1959, grazie alla donazione allo Stato da parte degli ultimi due proprietari, i marchesi Franco e Paolo Spinola. Venne edificato alla fine del Cinquecento da Francesco Grimaldi e nel 1599, appena ultimato, venne inserito nei rolli degli alloggiamenti pubblici. Sulle volte dei saloni principali, Lazzaro Tavarone ha affrescato all'inizio del Seicento le glorie familiari dei Grimaldi. Al primo piano rievoca l'assedio di Lisbona ad opera dell'esercito spagnolo, a cui partecipò Francesco Grimaldi assieme ad altri illustri personaggi. Dell'inizio del Seicento è anche il decoro a finti marmi dipinti che riveste le pareti di tutti i salotti, dove si conservano ancora i mobili e gli oggetti d'arredo dell'epoca, come stipi, preziosi vasi, sculture. Qui è collocata parte dell'antica quadreria appartenuta ad Agostino e a suo figlio Ansaldo Pallavicino, che abitò il palazzo dalla metà del Seicento e che venne ritratto bambino da Anton van Dyck. Nel mezzanino tra il primo e il secondo piano nobile si trova l'antica cucina, che mantiene il suo aspetto ottocentesco e ci permette di percepire l'atmosfera di questa antica dimora. Arrivati al secondo piano, entriamo nel lussuoso salone, il cui aspetto attuale si deve a Maddalena Doria Spinola, proprietaria della dimora nella prima metà del Settecento. La nobildonna tra il 1734 e il 1736, infatti, volle aggiornare gli ambienti del secondo piano e anche le sue facciate al più moderno gusto rococò. Decise però di mantenere l'affresco seicentesco di Lazzaro Tavarone nel salone, con il trionfo di Ranieri Grimaldi, ammiraglio del re di Francia nel Medioevo. Nel salotto successivo, invece, l'affresco è settecentesco e si deve al pittore fiorentino Sebastiano Galeotti, che raffigurò il convito degli dei per le nozze di Amore e Psiche. Lorenzo De Ferrari, infine, decorò l'ambiente a fianco con l'allegoria del valore vincitore e le storie di Achille nei tondi attorno. I salotti del piano, dove si trovano ancora i mobili dell'epoca e i preziosi oggetti d'arredo, ospitano la collezione storica dei dipinti, che ha in parte mantenuto il suo allestimento settecentesco. La compongono, tra gli altri, dipinti di Grechetto, Guido Reni, Bernardo Strozzi, Luca Giordano, Domenico Piola, ma vi si trovano anche preziose opere di ambito fiammingo. Faceva parte della quadreria storica dall'Ottocento anche lo straordinario Ecce Homo di Antonello da Messina, oggi conservato nella Galleria Nazionale della Liguria. Il rinnovo rococò voluto da Maddalena Doria Spinola raggiunge il suo culmine nella piccola ma preziosa Galleria degli Specchi. Gli stucchi dorati incorniciano sulla volta l'affresco con Bacco, Venere e Amore di Lorenzo De Ferrari, l'artista che progettò questo sontuoso spazio.